Nella seconda settimana di maggio torna l'annuale appuntamento con gli archivi del territorio. Quante storie nella storia, settimana della didattica in archivio, giunge alla sua 16ª edizione. Dall'8 al 14 maggio 2017 gli archivi su tutto il territorio regionale proporranno delle iniziative. Quante storie è promossa dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna, dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna e dalla Sezione Regionale della NAI. Archivi storici comunali e archivi di Stato, archivi di istituti culturali di enti pubblici e privati, in questa settimana propongono la presentazione e la restituzione al pubblico dell'attività didattica svolta durante l'anno scolastico con le scuole, ma anche propongono attività di promozione e divulgazione per la conoscenza ad un pubblico più adulto del proprio patrimonio archivistico. 4 maggio a Modena la 16ª edizione di Quante Storie verrà aperta dal seminario formativo Archivi Express, carte ed esperienze di viaggio. Questa iniziativa è organizzata dagli enti promotori di Quante Storie nella storia in collaborazione con l'archivio storico del comune di Modena e si rivolge principalmente ad archivisti e di insegnanti. Il filo conduttore di questa giornata è il viaggio, un tema che verrà indagato secondo 3 diverse prospettive: la narrazione del viaggio nei documenti, con particolare attenzione ad esperienze didattiche di scrittura creativa, l'esperienza del viaggio dai documenti, dalle mappe, dalle carte, a una riscoperta del territorio attraverso laboratori di ricerca storica che esperienze di trekking urbano e cicloturismo. E infine, nell'ultima sessione della giornata, una riscoperta di quel viaggio nel tempo che le fonti documentarie consentono, veri e propri strumenti di orientamento nella navigazione che è la ricerca tra le carte. Per ulteriori informazioni si rimanda al programma generale che è pubblicato alle pagine del nostro sito.